A few moments later. Ciao bambini, questo è Electric Apu, recluso in una quarantena forzata come tutti voi. Sto qui che mi dispero, ma anch'io trovo dei metodi per rilassarmi. Allora, parliamo seriamente. Tutti voi sapete che io mi sono staccato mentalmente, in realtà come uno scherzo, ma forse la metafora è giusta, dalla parte di me che colora, perché non ero soddisfatto del mio colore, al che mi sono esercitato molto sul bianco e nero. Ho fatto una piccola challenge in quarantena in cui facevo soltanto disegni di persone vere in bianco e nero, ispirandomi soprattutto a Shigenori Sojima, l'art director di Persona 3, 4 e 5. Ho studiato molto anche alcuni mangaka, in particolare il mio preferito, che è Tsutomu Nihei, l'autore di Blam, Biomega, Knights of Sidonia. L'avrete visto su Netflix, completamente rovinato, perché in realtà Knights of Sidonia è molto più deprimente. Ha uno stile in bianco e nero molto pulito, molto di contrasto, che mi piace. Allora sono andato, come dire, a studiare un po' tutti questi stili, perché volevo forse prendere un po' le distanze dal colore, che tanto mi creava frustrazione. Anziché fissarmi sul coloro e non vedo miglioramenti e mi frustro e basta, faccio un passo indietro. Non coloro, che tra l'altro era un suggerimento che mi era arrivato da Richard. Pensate, se non sei soddisfatto con il colore, beh, non colorare, esercitati sul bianco e nero, sulle luci, su queste cose qua. E così ho fatto, così, in modo da poi, quando avrò preso Peo colorista e gli avrò detto: ehi, è ora che torni a colorare, magari sarò un po' più sicuro di me stesso, o questo stress mi è passato di dosso. Ed è così che ho fatto, anzi è così che faremo, perché Peo colorista ancora deve colorare, quindi andiamolo a prendere. Allora, questi sono dei pessimi biscotti zuccherati, 100% farina integrale. Li ho presi perché io di solito mangio sano, ma mi hanno fatto schifo, quindi utilizzeremo questi per far uscire Peo colorista dal suo covo. Vi starete anche chiedendo cosa potremo mai disegnare. Beh, secondo me, per disegnare davvero bene, per impegnarsi in quello che uno vuole fare, la cosa migliore da fare, appunto, è trovare un qualcosa che ti appassiona. Ma ti devi proprio prendere al 100% qualcosa di stramitico, non lo so. Ti piacciono i Pokémon? Disegna i Pokémon. Ti piace Dragon Ball? Disegna Dragon Ball. Un videogioco, qualunque cosa che ti appassioni, può andar bene. Davvero di tutto! Piace Spider-Man? Chi ti vieta di disegnare Spider-Man, giusto? Qualunque cosa, anche per qualunque disciplina creativa, in realtà, non per forza il disegno. Di solito sei più entusiasta se qualcosa che veramente ti piace, no? Sei caduto in trappola, maledetto! Adesso mi dovrai ascoltare. Adesso sì che dovrai fare quello che dico io, quando lo dico io. O quei biscotti, sai dove te li ficco? Meglio che non te lo dico, perché sennò mi demonetizzano il video, ok? Quindi no, non te lo dico. Però adesso ecco cosa faremo. Mio caro, no, non mi rispondi in quel modo. Non mi fai versacci, non mi metti paura, no? Da quando è diventato un animale? Calmo, ok? Adesso faremo questa cosa. Faremo un bel disegno di qualcosa che ci piace, ok? Ci piace. Io adesso ti do qualcosa da fare che ti piacerà tantissimo, ok? E vedrai che poi ci avrai tanta voglia, perché almeno questa cosa a me ha fatto venire tanta voglia, ok? Quindi sono sicuro che anche per questa mia parte demente funzionerà, ok? E guarda. Guarda cosa ho. Stai calmo. Eccolo qua, eccolo qua. Questo gioco, ok? A me, il tuo papi, non lo so cosa sono per lui, e il tuo alter ego buono, è piaciuto molto questo gioco, ok? Molto. Mi ha fatto venire voglia di disegnare, e Nioh 2 per dirvi. E
Secondo me, se ci giochi, anche tu, ti verrà voglia, ok? Tieni. A few minutes later. Day 2. Day 3. Day 4. Meanwhile. Bene signori, mentre Peo Colorista continua a giocare in modo fraudolento e psicopatico, io inizierò il disegno e adesso ve ne parlerò un po' mentre che lo faccio. Bene signori, mi tocca parlarvi e poi vi prometto che nella fase di colore non vi romperò le palle e vi lascerò semplicemente con della musica a scelta di Kisuko, l'editor di questo video, quindi qualunque cosa scelga lui ve la tenete e vi tocca e state pure zitti. Perché ora voglio parlarvi? Beh, perché volevo un po' raccontare il processo almeno di questa fase iniziale, perché inizialmente io avevo più o meno nella mia mente l'immagine che doveva avere questo disegno, sia la posa che la composizione. Il problema è che non mi usciva per qualche strano motivo, quindi come potete vedere ci sono stati diversi tentativi iniziali finché non so come si sia sbloccata la situazione e successo così a random da solo ho trovato la posa. Cosa volevo io da questo disegno? Beh, volevo in un'unica immagine rappresentare la mia passione, la mia gioia in questo gioco, nel gioco di Nioh 2, che di per sé l'ho trovato fantastico proprio per la quantità di robe che puoi fare e per le incredibili differenti build dei personaggi che appunto puoi creare. In particolare la mia preferita era la katana elementale con cui shottavo diversi boss ormai in very very late endgame, in cui avevo perso tutta la mia vita in quel gioco, l'ho platinato, ho continuato a giocarci, adesso rinizierò a giocarci con un amico, insomma mi è piaciuto, questo è abbastanza chiaro, e volevo quindi un'armatura più o meno classica, e vi dico anche il riferimento, questa è la Obsidian Armor, un'armatura che puoi ottenere più o meno mid game, e ne ho cambiato anche qualcosa per mio piacere estetico, però comunque ci ho preso un riferimento effettivo del gioco per quanto riguarda l'armatura, e così ho preso anche il nemico, che in questo caso è uno yokai, un demone giapponese su un cavolo, in particolare questo si chiama Yoki, quindi ho preso proprio un demone preciso che è quello più classico di Nioh, e volevo quindi creare questa scena basandomi su dei riferimenti solidi. Vi premetto che tra l'altro quando ho finito questo disegno l'ho anche pubblicato sul Reddit ufficiale di Nioh ed è estremamente piaciuto. Kisuke poi alla fine del colore, per non spoilerare il disegno, fai vedere un bello screen di quel post per vedere gli upvote che ha preso, che sono stati più di 1000, e per quella nicchia lì sono molti, poi sono tutti sconosciuti, non sono follower di Instagram, la cosa mi ha riempito di sicurezza e gioia. Adesso però vi lascio in pace godere il resto del video, del disegno, bla bla bla, e ci vediamo tra pochissimo. Bentornati bambini, se avete visto bene, questo secondo me potrebbe essere tranquillamente il disegno più bello fatto fino ad ora durante questo triste, terrificante 2020 che vuole ammazzarci tutti per qualche strano motivo. Secondo me però potrebbe ancora rischiare di essere totalmente rovinato e distrutto dalla mano di Peo Colorista. Dobbiamo sperare che Nioh 2 sia piaciuto tanto a lui quanto sia piaciuto a me, così da tirare fuori il meglio di lui. E ritorno al volo su questo argomento, come ho detto prima, se siete in difficoltà nella vostra arte creativa, qualunque essa sia, musica, bla bla bla, individuate un attimo un qualcosa di forte, ma forte, proprio intensa ispirazione, e vedrete che magari, come me, riuscirete piano piano a uscire dal buco. Sicuramente mi ha aiutato molto sia il percorso di esercitazione in bianco e nero, ma anche avevo bisogno di una forte motivazione. Adesso vediamo Peo Colorista cosa fa. Why are we still here? Just to suffer. Allora, Peo Colorista, ti è piaciuto questo gioco? Che ne pensi? È forse il caso che adesso tu tiri fuori il meglio di te per fare un disegno con i coglioni? Non nel senso, cioè non è che devi fare un disegno e disegnargli. Hai capito? Per favore, è il tuo turno. Che ne pensi? Secondo me questa ce l'hai. È la tua occasione per tornare, non dico proprio dentro di me, oh mio Dio quanti doppi sensi, però sì, a far parte di me, che forse è il caso, visto che siamo stati distaccati per circa 5 mesi, oppure vedi tu, e poi vedremo cosa accadrà.
signori, oggi sono felice di dirvi che Peo Colorista ha concluso il lavoro. Ce lo vediamo qua insieme nel mio schermo magico. E possiamo vedere che il risultato è davvero sorprendentemente buono. Non lo considererei perfetto ancora per quanto riguarda il colore, ma vorrei che l'ultimo giudizio arrivasse da voi e che voi stessi mi diciate: beh sì, ci sono stati dei passi avanti, perché no? E adesso può anche andare via. Il punto è che, bambini carissimi, non c'è soluzione migliore per migliorare se non di esercitarsi, uno, tantissimo, e due, soprattutto in qualcosa che ti piace. Il motivo per cui disegno per esempio sempre le donne è che mi piacciono le donne. Forse in questo modo si può vedere la luce in fondo al tunnel, e Nioh 2 come Final Fantasy VII Remake per me sono stati grandissima fonte di ispirazione artistica, diciamo così. È da tanto tempo che non giocavo così intensamente un gioco, parlo in particolare di Nioh 2, che ha rischiato davvero di diventare il mio gioco preferito in assoluto se non fosse per la carenza a livello di trama e storia, anche perché io preferisco le storie d'autore. Invece Nioh si colloca tipo in un periodo storico giapponese e ci mette in mezzo i demoni, ed è un po' la scusa. Scusa validissima poi per il gameplay, perché è una figata pazzesca e io lo adoro, è difficile, e più vai avanti, più giochi, più la sfida si alza, e quindi sembra che il contenuto ce ne sia, un po' tipo Monster Hunter, ma non voglio fare una recensione del gioco, che cosa sto facendo? Alla mia destra appariranno dei video cliccabili, e mi raccomando, almeno uno dei due cliccatelo, perché sennò siete dei small tipi. Chi su che bippami però, per favore, perché so siete un po' dei small tipi. Soprattutto se non vi iscrivete. Small tipi. Soprattutto se non mettete la campanella, ok? Accendete la campanella, un bel cazzottone, ok? Bene, vado a rinchiudere di nuovo per colorista, che rifletta sui suoi miglioramenti. Oh!